Io ho poco da dire, sono molto felice, credo che la società abbia fatto felici i propri tifosi, fuori c'è un entusiasmo incredibile che ha stupito anche Alessandro, veramente, dei tifosi che aspettavano Nesta e solo Nesta da tutta l'estate, perché questo era il desiderio, non, nessuno pensava o chiedeva altri giocatori. Io sono molto felice, non ho dormito venerdì notte niente, neanche un secondo, perché ero eccitato e agitato, ma tutto è bene ciò che finisce bene. Meno male che è chiuso il mercato, perché sennò veramente si moriva. Credo che il Milan con Alessandro Nesta abbia assolutamente colmato il gap che poteva avere con le più forti squadre europee. Adesso evidentemente ci sentiamo in grado di lottare per vincere sia in campionato sia in Champions League. Nessuno pretende di vincere, però si pensa che con questa squadra si possa lottare ai massimi livelli e soprattutto che non ci siano handicap di nessun genere in nessun settore con nessuna squadra europea. Ma questa è la serata di Alessandro, per cui lascio molto volentieri a lui la parola e risponderà a qualunque tipo di vostra domanda. Sì, io ne rivolgo tre anche per questione di TG, quindi chiedo scusa ai colleghi. Sei un po' frastornato, io non ricordo, c'è anche il signor Gagliani di fianco a me, penso che non lo ricordi anche lui, un entusiasmo per un giocatore del Milan negli ultimi 15 anni, e parlo anche di Shevchenko, Inzaghi, Rui Costa, una cosa incredibile. Sei rimasto sorpreso anche tu? Eh sì, sono rimasto sorpreso perché sono arrivato, è stato fatto tutto in 2 o 3 giorni, perciò mi sono trovato qua, ho visto tanto entusiasmo. Prima ho visto fuori, ho visto che tanta gente era per me, era venuta qui davanti all'albergo, perciò ringrazio tutti. Adesso credo la parte più facile è questa, quella di essere arrivato, adesso arriva il difficile, la cosa è quella di confermare questo entusiasmo, quella di riportarlo sempre più in alto con i risultati sul campo. Prima di parlare del futuro, cioè il futuro del Milan, ovviamente vorrei parlare del tuo addio alla Lazio. Cosa hai provato ieri a Formello, cosa stai provando in questo momento per aver lasciato, diciamo, la tua terra, la tua città, la tua squadra? Ma particolare, una cosa particolare, 18 anni che gioco in quella squadra, siamo partiti da zero e siamo arrivati a vincere tantissimo. Sono cresciuto a Roma, sono diventato calciatore lì. E mi dispiace tanto per tutta la gente che ci è rimasta malissimo, e mi dispiace, devo andare così. E ringrazio comunque tutta la famiglia Cragnotti, mi ha dato la possibilità di realizzare uno dei più grandi sogni che avevo da bambino, quello di vincere con la Lazio, e ho detto ringrazio tutta la gente, tutti i tifosi della Lazio mi hanno così, mi hanno adorato, credo. Se ho dato un dispiacere, spero che passi più in fretta, però devo andare così. Ecco, per il futuro invece, qual è il Nesta che è arrivato qui al Milan? Al Milan c'è un'eredità difficile, Cesare Maldini, Franco Baresi, Paolo Maldini. Ecco, i tifosi forse ti hanno accolto così perché vedono in te il naturale erede di questi tre grandi campioni. Ma io, questi qua hanno fatto tanta la storia del Milan, io arrivo adesso, spero di ritagliarmi una parte nella storia del Milan con tutta la squadra, vincendo qualcosa. Questi giocatori sono diventati grandi oltre che per la loro abilità, per la loro personalità che hanno avuto in campo, anche e soprattutto per le vittorie. Ecco, speriamo di far questo. Alessandro, nella storia del Milan c'è un altro che ha lasciato un segno nella storia del Milan, un altro ex laziale, si chiama Mauro Tassotti. Ti auguri di ripercorrere la strada che ha fatto Tassotti, le vittorie che ha fatto Tassotti. Sembrava una domanda banale, però ci sta anche questo in questo giorno. Magari. Io ho seguito tutta il grande Milan, quella di Tassotti, degli olandesi, tutta quella lì, quando ero bambino e andava quel Milan lì. Perciò ricordo benissimo quello che hanno fatto. Io mi accontenterei di fare anche la metà di quello che hanno fatto, perché è stato veramente un'apoteosi. E comunque vedremo le possibilità le abbiamo di far bene, speriamo di cominciare subito. E il Milan sarà il Milan di Rivaldo, di Shevchenko, di Inzaghi, ma anche di Alessandro Nesta. Alessandro Nesta è stato accolto, come tu hai visto, come l'unico in grado di poter risolvere i problemi della difesa. Rossonero. Ma io non credo, cioè
Io ringrazio tutti per la stima per me. Io credo che ognuno sarà importante per che se il Milan vada bene. Ognuno dovrà fare il massimo, sia Nesta che tutti. Perciò ognuno dovrà contribuire a portare il Milan in alto. Se no uno da solo non riesce. Scusa, c'è qualcosa che ti preoccupa? Pensare che potresti ambientarti magari lentamente, cioè hai qualche pensiero oppure c'è soltanto entusiasmo? Ma no, credo no, inserirmi adesso devo sistemare un po' le mie cose, soprattutto quello e basta. Poi il resto conosco, più di metà squadra la conosco benissimo, che ho giocato in Under 21, che in nazionale da tanto tempo, perciò per quello che siamo i compagni credo di stare a posto. Scusa, la tua vicenda ricorda un po' quella di Rui Costa dell'anno scorso, cioè un giocatore segnato in qualche modo nel suo passaggio da una squadra all'altra dalle difficoltà finanziarie della società. Credi che questo peserà molto? Credi che di riuscire a metabolizzare in fretta questo addio che forse tu non avresti voluto completamente, o sì? No, ormai bisogna guardare avanti, è finita una cosa, sono contento di essere al Milan, perciò vengo con entusiasmo e cercherò di far bene, cercherò di ripagare tutta la fiducia che tante persone hanno avuto in me e perciò riparto per far bene il bene del Milan adesso e basta. Senti, domani torni in nazionale e più di un giocatore non ha fatto segreto del fatto che ha cercato di convincerti ad arrivare al Milan. Che cosa ti hanno detto? Adesso puoi dircelo, insomma. A me no, nessuno, niente, cioè, Maldini, nessuno. Gattuso, diceva. No, sono battute, noi stiamo tanto tempo in ritiro insieme, qualcosa si deve dire, sennò impazziamo. Perciò una battuta, una cosa sì, però di serio mai niente, perché è giusto che poi ognuno faccia il proprio compito. Qual è stato il momento preciso in cui hai saputo che c'era l'ok di Berlusconi e quindi il trasferimento era possibile? In due giorni si è fatto tutto, si è saputo. In due giorni fa ho capito che le cose erano serie, che si stava facendo qualcosa di importante. Da lì in poi è venuto fuori tutto. Senti, sei stato impregiudicato di passare prima all'Inter, poi si è parlato della Juventus, poi il Milan, ecco, come hai vissuto quest'estate, insomma, e come vivi l'epilogo poi di tutta questa vicenda? Ma non benissimo, io ho detto già che non sono abituato a stare sotto i riflettori, sui giornali, sulle cose, credo che invece sono stato tutta l'estate, mi ha dato un po' fastidio. Anche perché poi la gente vedere sempre la stessa faccia su un giornale è stufa, a me stufa di vedere gli altri sempre su una rivista, perciò credo che sia stato bello che sia finito tutto, sia finito così. Tu sai che prima della partita con lo Slovan Liberec, una partita fondamentale per il futuro del Milan, la gente invece di chiedere come stava la squadra del Milan, che era la cosa principale, chiedeva se arrivava Nesta, quindi voglio dire anche a Milan Channel quello che hai una grande responsabilità, perché veramente proprio come simbolo, no? Per legati non spaventiamo, no. Se lui imparerai a conoscerlo adesso, sì, no, già un po' più tardi ti racconto chi è. No, io credo spaventa. No, io ho detto farò il mio, cercherò di fare il mio, quello che so fare, mi metterò a disposizione del Milan e cercherò di fare il massimo di quello che sono le mie possibilità. Non sono Ronaldo, o Rui Costa o Rivaldo, un giocatore così. Sono un difensore, spero di far prendere meno gol possibile al Milan e basta. Non sei il Ronaldo dei difensori del mondo? No, diciamo adesso, diciamo il Rivaldo, ecco. Diciamo il Rivaldo. No. Credo che, quelli sono giocatori per il pubblico, nel senso io faccio una parte secondaria, spero di farla bene. Volevo chiedere al signor Galliani invece, l'arrivo di Nesta è stato scandito da molte polemiche, diciamo togliamo davanti quelle non di pertinenza d'aria, diciamo politiche, ma alcune anche calcistiche, eppure insomma, io personalmente l'ho trovato un po' curioso, perché una società che riesce a prendere quattro giocatori come Thomasson, Seedorf, Rivaldo e Nesta per zero lire più il prezzo di Nesta, mi sembrava una cosa. Allora volevo chiedere, secondo lei cosa c'è dietro
questo, e poi, visto che alcune obiezioni riguardano il suo status di presidente della Lega, non ritiene che per i tifosi del Milan essere considerati, come dire, a sovranità limitata, cioè non possono, non devono avere aspirazioni grandi, sia una cosa molto grave? No, il fatto che non ci sia la sovranità limitata è rappresentato da Alessandro Nesta, che è qui. Io ho, quando sono stato eletto Presidente della Lega il 9 di luglio, quindi non sono passati ancora due mesi, e tutti coloro che mi hanno votato sapevano benissimo, perché l'ho ripetuto in assemblea prima delle votazioni, che mi sarei dimesso dalle cariche televisive, ma non da quella di amministratore delegato del Milan, che avrei continuato a fare l'amministratore delegato del Milan o qualunque altro incarico all'interno della società che mi venga dato per il futuro dalla proprietà. Era una cosa risaputissima, di conseguenza io come amministratore delegato del Milan devo fare il massimo, cercare di fare il massimo per la mia società, che ripeto è il Milan e solo il Milan. Se questo dispiace qualcuno mi dispiace molto, ma questo non capisco quale sia il problema, non capisco, forse qualcuno è dispiaciuto che il giocatore sia venuto al Milan, o non saprei che cosa dire. Io credo che l'investimento fatto su Alessandro Nesta, parliamo di vecchie lire che è più facile per chi ascolta, di 60 miliardi pagamento triennale, 20 miliardi essendo arrivati quattro grandi giocatori a zero lire, sia compatibile con i nostri bilanci. E se qualcuno non si scandalizza, io credo che non sia totalmente in buona fede. Io ho fatto un fioretto dicendo al bambino quando parla sensi io non rispondo, già per definizione, quindi qualunque cosa dica non rispondo a sensi, perché se no perderei del tempo. Io in ogni caso sono così felice per l'arrivo di Nesta che qualunque cosa venga detto non offusca neanche in minima parte questa gioia. Non capisco dove sia il problema, non capisco perché il Manchester possa comprare Rio Ferdinand, perché il Bayern possa comprare Dijsselbloem, Ballack e Zé Roberto, perché il Real Madrid possa comprare Ronaldo, cito i giocatori, o il Barcellona possa comprare Riquelme, o l'Inter Crespo, o Moriente, o Di Vaio da altri, invece il Milan no, il Milan non può acquisire prestazioni sportive di Nesta. Io credo che qualunque osservatore obiettivo non si capisce, cioè noi che facciamo? Noi, siccome io faccio il presidente di Lega, giochiamo con la squadra primavera, credo che non va mica bene, insomma, vedremo. Per il momento, voglio dire, sono stato votato due mesi fa e poi vedremo. In ogni caso non rispondo, signor Sensi. Il Milan deve essere considerato tra i grandi favoriti in Italia e in Europa, non solo col tuo arrivo, anche con, evidentemente oltre al tuo arrivo è considerato la rosa che attualmente il Milan ha a disposizione. No, io credo che a prescindere dal mio arrivo, credo che comunque il Milan sia una delle squadre favorite sia in Italia che anche con grosse ambizioni in Europa. Credo che è una squadra credo completa in tutti i reparti, che non ha niente da invidiare a nessuno. Un'ultima domanda per quanto mi riguarda. A proposito di Milan, come vedi questo tipo di mentalità e di gioco nuovo? Cioè una squadra che è portata più a gioco, a una mentalità offensiva, a un gioco offensivo piuttosto che a un gioco che prevede... considera di più la difesa che non l'attacco? Io credo che sia quello che vuole la gente. La gente ultimamente si è lamentata anche da quello che si è visto al Mondiale dell'Italia, vuole una squadra che giochi più per far gol, perciò il Milan spero che accontenti il proprio pubblico con questo atteggiamento.